Uè, ragazzi, bentornati! Oggi vedremo al 130 full perk il dispositivo di lancio quadruplo. L'ultima volta che era uscita quest'arma sono cambiate moltissime cose. Io purtroppo non ho mai avuto l'occasione di provarla al 130 full perk, ma oggi la proveremo insieme. Siete pronti a potenziarla? Innanzitutto, come avrete notato, non sono andato a mettergli il livello critico perché semplicemente non posso mettergli un livello e un danno critico, ma su questo lanciarazzi io l'avrei comunque portato su danni e vi spiego anche il perché. Preferisco avere un danno molto più stabile sia per il tormento, sia per l'ascia di fuoco, sia per molte mille altre ragioni, che tanto su quest'arma in sé non è che faccia tanto male. Quindi noi puntiamo di più all'effetto duraturo dell'arma, ecco perché io vado ad utilizzare i danni. E poi semplicemente perché non è possibile mettere sia livello che danni critici. Poi qua a vostra discrezione la velocità di ricarica di quest'arma, raga, sta a 2,0 secondi, come potete vedere. Perciò, se noi andiamo a togliere la velocità di ricarica e a sostituirla con la durevolezza, sicuramente l'arma durerà di più, ma la velocità di ricarica sarà veramente, veramente elevata. Questa è la build che andrò a utilizzare per il video. Ovviamente Penny Demolitore, che incrementa i danni del dispositivo di lancio del 50%. Poi vabbè, ovviamente questo vantaggio squadra, raga, va in base a cosa volete fare. Io per il video utilizzerò Vacipiano, così se mi attaccano in mischia vengono un po' congelati, no? Però ovviamente se dovessi andare in missione a difendere con una squadra, mi metterei o trappole supercaricate o piuttosto il riciclo, no? Per intenderci. E poi una build un po' strana, sempre sui dispositivi di lancio. Premetto che non mi lancerei mai così in missione, sinceramente. Poi ovviamente vado a incrementare la durata del tormento perché l'arma in sé fa il tormento, quindi andiamo a incrementare la durata. Il recupero lampo dell'esca perché andrò a metterlo? Perché dopo il lancio di un'abilità le armi perdono il 40% di durevolezza in meno per i prossimi due utilizzi. Quindi io andrò a combinare la ricarica dell'esca, che ovviamente così mi si ricarica più velocemente, a questa abilità qua. Semplicemente più volte spammerò l'esca e subito dopo utilizzerò il lanciarazzi, più volte avrò più durevolezza sul lanciarazzi. Andiamo subito in game. Eccoci qua con i miei lanciatori, magari me ne crafto qualcuno in più perché sicuramente ne farò fuori un sacco per questo video. Iniziamo subito a provarlo. Siamo in una zona al 100, ma non temete che tra poco andiamo in zone più elevate. Innanzitutto vedete che la fiamma resta in terra, quindi ovviamente il danno persiste nel terreno, diciamo. Tutti gli zombie che ci passano sopra vengono praticamente squagliati. Vediamo la ricarica. Ovviamente così è molto rapida, diciamo. Possibile spammare tantissimo, anche se il lanciarazzi, vedete, è già quasi finito. Quindi magari probabilmente sarebbe meglio mettergli una bella perk di durevolezza, piuttosto che quella di ricarica. Semplicemente perché questo lanciarazzi, nonostante molti lo criticano, ha il suo utilizzo, raga. Ha veramente il suo utilizzo. Cioè, voi potete benissimo mettervi in una missione. Per esempio, voi in missione potete mettervi in punti strategici, diciamo. Quando gli zombie salgono da una collina, che ne so, voi vi mettete con questo lanciarazzi, se non ci sono trappole, continuate a spammare su quel punto. È un'ottima alternativa, certo, la gas è sempre la gas, però è un'ottima alternativa, no? Se capite cosa volevo intendere. Ehi, Smasher, oggi ti dobbiamo bruciare. Guardate, continua a far danno, questo è il danno della fiamma. E poi, nonostante mi allontano, guardate il tormento che sì, non è elevato, cos'è? Ne ritoglie manco 1000, 2000 li toglie, 2516. Però effettivamente ha il suo utilizzo. Per i piccoletti sicuramente, per i smasher un po' meno. L'arma è di fuoco, quindi contro quelli d'acqua saprete bene dopo il mio video che non è consigliato utilizzarla. È consigliato utilizzarla contro nemici di elemento natura. Però io ve la mostro anche contro di loro, così avete modo di capire. Cioè, guardate il piccoletto, un colpo non gli fa niente, non gli ha tolto manco mezza vita al piccoletto. Certo, poi se lo finisco a lanciarazzi ce la faccio a ammazzarli, però non ne vale la pena, no? Capite? Supponiamo che sia una missione. Se quelli si svegliano. Io so che loro passeranno da qui, quindi che faccio? Posso fare una roba del genere. Lasciate stare questi piccoletti che chiaramente
Vediamo se muore il cicciotto col tormento. Dai. Niente, non ce l'ha fatta a morire. Inoltre, raga, io vi consiglio di mirare quelli lì che dormono, perché quando li mirate è morto da solo, vedete, sia con il potere della fiamma che con il tormento. Probabilmente muore pure quel mostro della nebbia. No, non ce la fa a morire. Peccato. Raga, guardate che bello quando vi pushano tutti questi di natura. Lanciamo una bella esca. No, non buggatemi. Un bel colpo che piglia la fiamma a tutti quanti. Ah, che bellezza. Che bellezza. In più uno smasher al 116. Il colpo in sé di lanciarazzi, vedete che non gli fa tanto danno. Anzi, direi che non gli fa praticamente nulla. Però il tormento sta continuando ad andare avanti. Vabbè, quello è anche grazie ai bonus. Siamo al secondo colpo di lanciarazzi, eh? Vediamo quanti ne vuole. Però voglio full tormentarlo, per intenderci. Le bombole. Poi, via. Quanti ne arrivano qua? Facciamo così. Ok, effettivamente ce ne sono un po' troppi qua. No. E ora vi tocca fare il giro, raga. Morirà col tormento? Speriamo di sì. Non voglio sprecare un altro colpo, Smasher. Vabbè. Ricordatevi, raga, quando potete utilizzate sempre l'abilità prima di lanciare il lanciarazzi, che tanto in sé non è tanto l'abilità che ci interessa quanto più la durevolezza di quest'arma. Io vi consiglio di portarvela con durevolezza posto che velocità di ricarica, anche se poi effettivamente secondo me ha la velocità di ricarica veramente veramente lenta. Però raga, state vedendo voi stessi quanti lanciarazzi sto consumando. Però sto incendiando tutto, raga, eh. Se qua c'era una foresta. È soddisfacente però vederli tutti danneggiati. E non so voi, raga. Saranno d'acqua, sì, quello che volete, però. Ok, raga, zombie al 140. Come vedete anche che gli basta che gli prende la fiamma, per intenderci, la fiammella. E comunque si fanno abbastanza male, se non morire direttamente, oserei dire. Se li prende bene. Ehi, ma te non vale salire qua. Vedremo anche contro uno smasher al 140 quanti colpi precisamente vorrà per andare al suolo. Siamo a un colpo. Siamo a due colpi. Sono un po' triggerati qua, eh. Diciamo che li uccidiamo tutti ora. Siamo a quattro colpi di dispositivo di lancio quadruplo. Il tormento continua ad andare, ottimo. Cinque colpi full tormento. Siamo al sesto. Andrei già col settimo io, eh. 8 9. GG per il dispositivo di lancio quadruplo. 9 colpi sono veramente, veramente tanti, eh.
Dunque raga, io vi ringrazio di aver guardato questo video, come avrete notato il dispositivo di lancio quadruplo è sicuramente un ottimo lanciarazzi, però non può sostituire un lanciarazzi normale, uno schiantadighe o un lanciatore di Babbo Natale, insomma avete capito il senso, no? Non ha tutto quell'impatto e soprattutto io vi consiglio anche di buttare un occhio per quanto riguarda la durevolezza, però la velocità di ricarica anch'essa è molto molto lenta. Io spero che il video sia stato abbastanza chiaro, spero che come al solito vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto al meglio, fatemelo sapere con un like e con un commento, raga sapete che ci tengo molto, noi sappiate che ci vediamo con l'episodio di domani. Bella bella!